Cerco, Signore, una verità che sia sorgiva come l'acqua, che sia semplice come il pane, che sia chiara come la luce e che sia potente come la vita. Cerco una verità che sia sorgiva come l'acqua, cioè una verità che non debba ogni volta prendere in prestito a destra o a sinistra, una verità per la quale non debba continuamente rifarmi a modelli esterni, ma che mi salga dall'interno, una verità che continuamente si rinnovi in me, in ciascuno di noi, come si rinnova continuamente, sempre nuova e sempre uguale, l'acqua della sorgente, quella verità di cui parla Gesù alla Samaritana nel capitolo 3 di San Giovanni e di cui parla anche Gesù nel capitolo 7 di San Giovanni quando dice: chi crede usciranno da lui fiumi di acqua viva. Cerchiamo e cerco con voi anche una verità che sia semplice come il pane, cioè che la si possa toccare, la si possa vedere, che non ci inganni, che non sia complicata, che non sia difficile e che come il pane possa essere toccata, spezzata, divisa e distribuita ad altri. Una verità che noi possiamo guardare in faccia, toccare, considerare e portare intorno a noi in maniera semplice. Non una verità per la quale siamo costretti a pensare continuamente cos'è, cosa significa, ma una verità che di per sé stessa, come il pane, ci dica la sua sostanza, la sua capacità di nutrirci, la sua realtà di cosa concreta e immediata. E cerchiamo, io cerco ancora con voi e cerco per me ogni giorno e lo chiedo a Dio, una verità che sia chiara come la luce, cioè che non abbia tenebre, che non abbia sotterfugi, nascondigli, remore, reticenze, una verità capace di illuminare la mia strada, capace di illuminare anche la strada degli altri. E infine cerchiamo, cerco davanti a Dio e cerchiamo insieme una verità che sia potente come la vita, cioè capace sempre di rinnovarsi, mai stanca di sé, una verità che continuamente risorga dalla propria stanchezza, dalla propria sfiducia, dal proprio adagiarsi pigro, una verità che continuamente riviva in noi, che sia potente così come la vita è potente sopra ogni altra realtà. Una frase che dice così: la verità è debole, basta una piccolezza per oscurarla, il più stupido degli uomini può ferirla. La verità è debole in sé perché basta poco per oscurarla e ferirla, è debole in noi perché la nostra fragilità la rimette continuamente in questione. È così facile sporcare una sorgente, basta buttarci una manata di terra, è così facile prendere il pane, banalizzarlo, buttarlo via per la strada, è così facile chiudere gli occhi e non vedere la luce, dire non vedo, ed è così facile anche purtroppo, è così tragicamente facile sopprimere la vita. Basta poco, basta un gesto, basta un momento di odio, basta un'arma in mano, basta una siringa, bastano pochissime cose per sopprimere una vita. La verità è fragile e questa verità è fragile non soltanto in se stessa, ma è fragile perché messa in mani fragili, perché messa, come dice Paolo, in vasi d'argilla che siamo noi, perché quindi continuamente può essere rotta, spezzata, calpestata, dimenticata, tradita. E allora ecco la domanda, ecco la preghiera: chi ci darà quest'acqua sorgiva che non viene mai meno? Chi ci darà il pane semplice del nutrimento quotidiano di cui possiamo cibarci ogni giorno e che possiamo spezzare ai fratelli? Chi ci darà
questa chiarezza come quella della luce, di fronte alla quale non chiudiamo gli occhi, e chi ci darà la potenza della vita? Il Signore ci risponde e ci dice: io sono l'acqua viva, io sono il pane di vita, io sono la luce, io sono la risurrezione e la vita. Io sono l'acqua viva che non viene mai meno e che toglie ogni sete. Io sono l'acqua che zampilla per la vita eterna. Io sono il pane di vita, chi ne mangia non muore. Io sono la luce che risplende tra le tenebre e che le tenebre non possono coprire. Io sono la risurrezione e la vita, chi crede in me, anche se morto, vivrà. E chi vive e crede avrà vita eterna.